Ciao! Oggi ho preparato per voi un'attività. Si chiama, e andremo a preparare, il barattolo della calma. Li vedete i brillantini? Come sono belli? Allora, perché si chiama barattolo della calma? Proprio perché il muovere e osservare i brillantini dà una sensazione di tranquillità e serenità. Calma nei momenti in cui siete agitati, nei momenti in cui siete un po' su di giri, nei momenti in cui magari il fratellino, la sorellina, la mamma o il papà vi fanno arrabbiare, e allora stare lì un po' a muovere il barattolo e osservare i brillantini vi dà un po' di serenità. Ho scelto il blu per il mio barattolo proprio perché il blu è il colore della calma, della tranquillità. E per fare questo servono poche cose. Servono un barattolo vuoto di vetro, ma va bene anche di plastica, non importa la dimensione, può essere grande o piccolo, è indifferente, cambieranno le quantità. Ci serve un po' d'acqua, dello shampoo o del bagnoschiuma, però che sia trasparente, non colorato, e poi per colorarlo, io l'ho usato di blu, ho usato del glitter colla blu e ho aggiunto dei brillantini blu e ne ho aggiunti alcuni anche bianchi per fare un po' di mix. Oggi, ed è venuto così, oggi con voi vorrei prepararlo del mio colore preferito. Ovviamente voi potete scegliere il colore che più preferite. Ho deciso di farlo verde. Allora, riempiamo, iniziamo. Io sparisco così vi faccio vedere cosa combino. Allora, iniziamo con mettere un po' d'acqua, non riempirlo del tutto, solo un po', metà. Poi prendiamo la colla brillantinata e qua chi ce l'ha può abbondare. È questa che un po' dà il colore, oltre ai brillantini. Ok, direi che può bastare. Poi aggiungiamo dei brillantini sfusi. E poi, come per il blu, ne ho aggiunti bianchi. Adesso ne voglio aggiungere d'oro. Ok. Allora, mettiamo via i nostri brillantini con un cucchiaino. Adesso andiamo a mescolare il tutto. Mescolate per bene. Ci vuole un pochino perché tutto diventi bello compatto. Possiamo aggiungere anche un po' d'acqua. Mescolate, mescolate. Ok. Adesso aggiungete un po' di shampoo trasparente in modo che sia un po' meno liquido, un po' più gelatinoso e continuate a mescolare. Fa anche profumo così. Mescolare, mescolare. Ok, adesso aggiungiamo tanta acqua quanto serve per riempire tutto il vasetto. Diamo l'ultima mescolata e il nostro vasetto
della calma è pronto. Allora, adesso bisogna chiuderlo molto bene, fatevi aiutare da un adulto che stringa molto bene il vasetto e shakerate. Verrà un po' di schiuma perché lo shampoo dà schiuma, farà schiuma. Ma non vi preoccupate perché l'importante è che si vedano i brillantini. Vedete? Adesso, con il passare del tempo, i brillantini si uniformano, diventano sempre più compatti. Vedete come tranquillizza solo guardarlo? Vedere i brillantini che si muovono, com'è bello. Allora, la cosa migliore sarebbe sigillare il tappo. Si può sigillare con dello scotch isolante oppure ancora meglio con la colla a caldo. Per alcuni barattoli non serve, per questo tipo di barattolo l'ho preparato ieri, non ha perso neanche una goccia d'acqua. Questo invece sta perdendo un po' d'acqua, quindi bisogna stare attenti al tipo di barattolo, quindi stare attenti che sia bello chiuso, perché sennò perdete l'acqua in giro per casa e non va bene. Ok? Allora, non vi preoccupate se non avete in casa la colla brillantinata o dei brillantini. Potete farlo lo stesso, il vostro barattolo, però potete utilizzare delle perline, dei bottoni colorati, dei fili colorati, dei sassolini, dei pezzettini di cannucce, tagliare tanti pezzettini di cannucce colorate e metterli nell'acqua, dei semini, i semini di mais. Semini di girasole, mischiarli, vengono bellissimi, insomma, quello che più vi piace. Ok? Spero che questa attività vi sia piaciuta e alla prossima.